Ciao, io sono Silvia e anche quest'anno ti propongo delle acconciature che ho pensato apposta per delle feste. Le acconciature che ti propongo sono un mezzo raccolto, una coda con treccia e un raccolto basso. Ad ogni acconciatura ho scelto di abbinare un accessorio particolare per renderle un pochino più adatte alle feste. Se sei curioso di scoprire come ho realizzato queste acconciature, continua a guardare il video. Cominciamo con la prima acconciatura, il mezzo raccolto. Io ho deciso di tenere una riga laterale e vado a separare la sezione che andrò a legare prendendola però qualche centimetro più indietro rispetto alla fronte, all'attaccatura dei capelli e non andando a prendere le ciocche frontali di destra e di sinistra. Vado quindi a legare questa sezione di capelli in un codino utilizzando un elastico fine e posiziono questo codino leggermente di lato, ovvero verso il lato in cui ho meno capelli, nel mio caso quindi verso la mia sinistra. Dopodiché vado a creare un buco appena sopra l'elastico e faccio passare il codino attraverso questo buco in modo tale da creare un twist. Vado quindi ad occuparmi delle ciocche frontali. Comincio da quella che si trova dal lato in cui ho più capelli, prendo la sezione e lascio giù giusto un paio di ciocche per incorniciare il viso. Poi porto la ciocca verso il retro della testa, la arrotolo su se stessa per un paio di volte, la allargo poi leggermente per dargli un pochino più di volume e la vado poi a fissare utilizzando delle forcine che vado ad inserire in orizzontale nella direzione che vedi indicata dalla freccia, quindi sostanzialmente nella direzione che va dal centro verso il lato della testa. Passo quindi all'altra ciocca e faccio la stessa identica cosa. Quindi prendo la sezione frontale di capelli, la porto verso il retro della testa, la arrotolo su se stessa. In questo caso però, prima di fissarla con le forcine, vado a portare la parte finale di questa ciocca sotto alla ciocca che ho fissato precedentemente. A questo punto uso delle forcine per andare a sistemare quelle parti che non mi convincono molto. Come accessorio per abbellire l'acconciatura e renderla ancora più adatta alle feste, utilizzo queste mollettine che ho creato io tempo fa utilizzando delle forcine larghe in cui ho semplicemente inserito delle perline di una collana e vado a posizionare queste forcine vicino al primo twist. Come ultimo step ho utilizzato un ferro per sistemare alcune ciocche. E questa prima acconciatura è finita. Come seconda acconciatura invece ti propongo una coda con treccia francese. Anche per realizzare questa acconciatura comincio tenendo la riga laterale e vado poi a separare una piccola sezione di capelli dal lato in cui ho più capelli e la vado a dividere in tre ciocche uguali. In questo modo arrivo ad avere una ciocca che si trova in alto, una che si trova al centro e una che si trova in basso. Comincio passando la ciocca che si trova in alto sopra a quella centrale e poi quella che si trova in basso sempre sopra a quella centrale. A questo punto vado a prendere una nuova sezione di capelli vicino alla ciocca che si trova in alto, la aggiungo alla ciocca che si trova in alto e vado a passare questa nuova ciocca che ho formato sopra alla ciocca che si trova al centro. E ripeto la stessa cosa con la ciocca che si trova in basso, quindi prendo una nuova sezione di capelli vicino alla ciocca che si trova in basso, la aggiungo a questa ciocca e vado a passare questa nuova ciocca che ho creato sopra alla ciocca che si trova al centro. E questi quindi sono i passaggi da ripetere: prendere una nuova sezione, aggiungerla alla ciocca e passare la nuova ciocca sopra alla ciocca centrale. E poi di nuovo prendo una nuova sezione di capelli, l'aggiungo alla ciocca, passo questa nuova ciocca che ho formato sopra quella centrale e vado avanti in questo modo, fino a quando arrivo più o meno all'altezza dell'orecchio. Quando arrivo all'altezza dell'orecchio smetto di aggiungere nuove ciocche di capelli e continuo con una treccia normale. Fermo poi momentaneamente la treccia con una molletta a becco e a questo punto vado a creare una semplice coda bassa in cui includo anche la treccia e fisso il tutto con un elastico.
Creo quindi un po' di volume tirando delicatamente i capelli sopra l'elastico e io uso anche una forcina per togliere una gobbetta che mi si era creata vicino alla treccia. Sistemo poi la parte frontale liberando un paio di ciocche sempre per incorniciare il viso e allargo gli anellini della treccia per renderla più voluminosa e un pochino più visibile. Per abbellire questa acconciatura uso un fiocco rosso che vado a legare attorno all'elastico. E anche questa seconda acconciatura è finita. La terza e ultima acconciatura, che è assolutamente la mia preferita, è invece un raccolto basso. Comincio preparando la prima sezione di capelli che vado a prendere dal lato in cui ho più capelli e lascio libere alcune ciocche frontali sempre in modo da incorniciare il viso e io ho deciso in questo caso di abbondare un po' in modo tale da avere un'acconciatura dall'aspetto più morbido. Vado quindi a legare questa prima sezione in un codino basso utilizzando un elastico fine. Creo poi un secondo codino proprio accanto al primo. Divido quindi il primo codino a metà e faccio passare in mezzo a queste due metà il secondo codino, che vado a fissare momentaneamente con una molletta a becco. Vado quindi a creare un altro codino, andando però ad includere anche le prime due metà del codino. Rilascio quindi il codino che avevo fissato con la molletta a becco, in modo tale da trovarmi alla situazione di partenza, ovvero di nuovo con due codini, e ripeto gli stessi passaggi di prima. Quindi divido il primo codino a metà e faccio passare il secondo codino attraverso queste due metà e lo fisso con una molletta a becco. Poi prendo il resto dei capelli rimasti fuori e creo l'ultimo codino, andando sempre ad includere le due metà del codino precedente. Rilascio anche in questo caso un paio di ciocche per incorniciare il viso. E vado avanti ripetendo gli stessi passaggi di prima, con la sola differenza che per creare i nuovi codini vado solo ad unire le due metà senza aggiungere nuovi capelli. Una volta arrivata alle punte e finiti questi passaggi, quella che sono andata a creare è una treccia che si chiama Pull Through Braid. Vado quindi ad allargare gli anellini di questa treccia per dare un pochino più di volume a tutto il raccolto. Prendo poi la parte finale della treccia, la piego e la vado a posizionare sotto alla base della treccia e la fisso con delle forcine. A questo punto comincio con i vari aggiustamenti. Utilizzo le forcine per sistemare la forma dello chignon e soprattutto per sistemare tutte quelle ciocche che spuntano fuori. E dato che i miei capelli sono abbastanza corti, avrò un bel po' di ciocche che spunteranno. Quindi alcune le sistemo con le forcine, altre invece le lascio libere in modo tale che il risultato finale che otterrò sarà leggermente spettinato. Se invece i tuoi capelli sono più lunghi, può essere che l'effetto finale sarà leggermente diverso, quindi magari un pochino più voluminoso ma meno spettinato. Utilizzo poi una molletta a pettinino per abbellire l'acconciatura e la vado ad inserire in prossimità del primo codino. E anche quest'ultima acconciatura è finita. Io spero tanto che queste acconciature ti siano piaciute e che ti abbiano dato un pochino di ispirazione in più per acconciare i tuoi capelli durante queste feste. Ti lascio anche i video delle acconciature per le feste che ho realizzato negli anni scorsi, sia nella in alto a destra che nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video.